Noi prendiamo in mano queste schede e cominciamo la nostra riflessione riallacciandoci a quello che abbiamo già fatto. Noi abbiamo visto i primi tre comandamenti, i quali presentano due valori in dialogo, il valore del trascendente e il valore della persona. Poi abbiamo visto i quattro comandamenti successivi, che potremmo chiamarli i valori basilari della persona, della famiglia e della società. Quest'oggi invece vediamo tre comandamenti che toccano quello che potremmo chiamare l'interiorità della persona. Se io rubo, faccio qualche cosa di materiale che è fotografabile. Ma se io desidero, sono solo io che so, nessun altro lo sa. Ci troviamo dunque su due piani diversi. Altro è il piano che sta fuori dalla nostra pelle, altro invece è quell'altro piano che sta dentro la nostra pelle. Sono due mondi diversi. Questi ultimi tre comandamenti toccano questo piano dentro la nostra pelle. Naturalmente, io con il solito difetto vi ho messo il testo ebraico sulla colonna di sinistra, traduzione ufficiale sulla destra, traduzione, chiamiamola così, più letterale, non per questo più bella, assolutamente no, al centro. Perché questa precisazione di traduzione? Perché quando noi leggiamo la colonna di destra, linea 14, versetto 20, non pronuncerai testimonianza menzognera contro il tuo prossimo, non riusciamo ad avere in mano quello che esattamente il testo voleva dire. Se invece leggiamo la traduzione letterale, quindi non bella, ma strettamente legata al testo originale, non risponderai contro il tuo prossimo testimonianza di falsità. È chiaro che in questa traduzione noi troviamo un verbo molto strano, non risponderai, il che presuppone un'interrogazione. Qualcuno interroga, il soggetto risponde. Chi è questo qualcuno? Certamente il giudice, perché al versetto 20 het shaweh het sarebbe la testimonianza giuridica. E allora è chiaro che questo comandamento riguarda il processo, non il comportamento quotidiano, non quello che noi chiamiamo la relazione interpersonale. Perché? Perché la relazione interpersonale è tremendamente più complessa. Uno mi interroga, ma non ha il diritto di sentire la mia risposta. Se uno mi dice quanti peccati hai fatto nella tua vita, tra l'altro non lo so, parecchi sì, ma il numero non lo conosco. L'altro che diritto ha di farmi questa domanda? È un fatto personale, ed è un rapporto tra me e Dio. Posso non rispondere. Ma se mia nipotina, quando aveva 3 anni, mi chiede zio come nascono i bambini, beh, io ho sudato un momento. E certamente non si può dire tutto.
E allora gli ho risposto, nascono sotto il cuore della mamma. Si è accontentata, meno male. Non ho mentito, ma ho mentito. Perché la verità è anche proporzionale. Non sempre si può dire tutta la verità a chiunque. Ci sono poi altre situazioni in cui tu sei obbligato al segreto, tu sai, ma chi ti interroga devi dire non so, ma è falso perché tu sai. Ma essendo vincolato al segreto non puoi. Il comandamento non tiene conto di tutte queste sfaccettature che noi abbiamo nel rapporto interpersonale, ma tocca solo un ambito preciso e cercheremo di capire il perché. Gli altri due comandamenti sono evidenti. Non bramerai la donna del tuo prossimo, non mostrarti avido della casa, del campo, eccetera. Noi questa mattina cercheremo di tenere presente il testo originale e commenteremo il testo originale. Poi possiamo fare benissimo delle scivolate anche fuori del testo, ma quello che a noi interessa è capire il testo. Noi stiamo facendo i 10 comandamenti, non stiamo facendo lezioni di morale. Quando farete lezioni di morale, io non ci sarò, perché io non sono professore di morale. Bene, partiamo dal comandamento che troviamo al versetto 20. Dopo la linea 14 avete i versetti. La cosa che constatiamo in questo breve versetto, il versetto 20 ABC, non risponderai contro il tuo prossimo testimonianza di falsità, prima di tutto è il vocabolario forense. Nell'ambito giuridico, quando si celebra un processo, il testimone nell'antico Israele non poteva parlare se non dopo essere stato interrogato. Quindi il testimone non parlava a ruota libera. Il testimone rispondeva a quella domanda, perché il giudice aveva bisogno di quel chiarimento e quindi non si perde tempo. Giudice fa la domanda, tu rispondi, ma io so molto di più, tu taci. Secondo, sempre al versetto 20b, noi troviamo un termine dove si sono agglutinate due cose, la preposizione all'inizio, il be, e il pronome personale finale, ka. Contro il prossimo di te. In italiano diciamo contro il tuo prossimo, rah. Di per sé sarebbe il cittadino libero, quindi non la prossima, non lei, solo il maschio. Tu non puoi testimoniare il falso in tribunale contro il cittadino libero. E la donna? Lo schiavo? Lo straniero? Purtroppo sappiamo che nella società ebraica queste persone non contavano. La donna veniva processata casomai dal marito. Il figlio veniva processato dal marito. Lo schiavo veniva processato dal padrone. E lo straniero? Se c'era un reato evidente lo si uccideva sequestrante, se no lo si cacciava. Dunque abbiamo un vocabolario molto preciso. Poi troviamo una parolina
avventi ci che noi abbiamo già provato. Shawe è una di quelle parole micidiali del vocabolario ebraico che hanno diversi significati in diverse epoche. E lo abbiamo trovato questo vocabolo, se ricordate, nel non nominare il nome di Dio, Shawe, che traduciamo in vano. In ambito giuridico l'uso di questa parola può essere falsità o vuotezza, quindi testimonianza di vuotezza, cioè quando parli e non dici niente. Anche questa è proibita. Se tu vieni interrogato, sai, rispondi, non sai, dici non so. Nel tribunale ebraico era proibito menare il can per l'aia. Venivi punito per questo. E la punizione era quella che meritava l'imputato, qualora fosse trovato colpevole. E quindi non ti conveniva fare il furbo quando facevi il testimone. Rispondi a domanda, se sai dici, se non sai non parli. Non puoi dire una cosa per un'altra, perché se fai o testimonianza falsa o se meni il can per l'aia, tu ricevi la stessa punizione di colui che sta venendo sotto processo qualora fosse trovato colpevole. Questa severità, ricordiamocelo, è teorica, purtroppo, perché se noi leggessimo i testi profetici, uno dei grandi temi che i profeti contestano al popolo di Israele, oltre al culto vuoto, oltre a una morale di comodo, contestano anche la falsità dei testimoni e la corruzione dei giudici. Non c'è niente di nuovo sotto il sole. Io mi stavo riferendo ad Amos, che è un profeta dell'VIII secolo avanti Cristo. Vi rendete conto? Verso il 730, quella era la situazione del popolo di Israele. Bene, cerchiamo di capire questo problema della sincerità nell'ambito giuridico. Un problema che è stato affrontato da più angolature. Noi abbiamo il libro dei Proverbi, questo libro dei Proverbi è probabilmente il manuale scolastico più antico che noi possediamo in ambito semitico. Siamo verso il 1000, poco prima, poco dopo, e serviva a preparare i quadri, gli grandi amministratori dell'impero davidico salomonico. Personalmente ritengo che questo testo sia nato sotto Salomone, non sotto Davide. Perché? Perché è un testo che risente molto della cultura egiziana. E Davide non ha mai avuto niente a che fare con la cultura egiziana. Mentre invece Salomone sì, perché Salomone, tra le 300 mogli e le 700 concubine che aveva, non è problema vostro, è problema suo. Una delle 300 mogli legittime era una principessa egiziana. Fatto sta che quando Salomone muore, il faraone entra in Palestina e dice: io ho diritto di occupare la terra perché una mia parente era moglie di Salomone. E lì sappiamo che
ci sono state delle batoste piuttosto pesanti per tutti e due i popoli, quello ebraico e quello egiziano. Salomone dunque, avendo questa sposa egiziana, ha copiato parecchio dall'Egitto. Tra le altre cose, la grande scuola per preparare gli amministratori. Davide questo non l'aveva fatto. E quindi questo mi induce a pensare, certamente sono ben accompagnato anche da altri studiosi, che il libro dei Proverbi risalga all'impero salomonico, non all'impero davidico. Bene, questo primissimo libro è fatto perché l'amministratore di Salomone sia una persona integerrima. Naturalmente, essendo un libro scolastico, non è giuridico, forma la coscienza delle persone, ma anche la tecnica delle persone. Cosa dice il libro dei Proverbi circa questo problema che noi stiamo affrontando? Fra le tante cose, vi ho trovato questi tre brevissimi brani, 20, linea 22, 23, 24, 25. Mazza, spada e freccia acuta, e colui che depone il falso contro il suo prossimo. Un modo proverbiale per dire lo uccide. Quindi il processato, l'imputato, prima di ricevere la condanna ingiusta per testimonianza falsa, viene già ucciso durante il processo dalla stessa testimonianza falsa. Mazza, spada e freccia acuta, è colui che depone il falso contro il suo prossimo. Oppure, è salvezza per molti il testimone veritiero. Salva l'imputato, salva il giudice da una figuraccia, e salva se stesso. E salvezza per molti il testimone veritiero, ma chi proferisce menzogne è un impostore. E questa parola prelude ad una condanna a morte. Se il giudice scopre che il testimone è un impostore, ipso facto ci rimette le pene. Oppure l'altro proverbio: le labbra bugiarde sono un obbrobrio per il Signore, egli si compiace di chiunque fa la verità. Questo proverbio ci obbliga a una piccola riflessione. La prima cosa è che il testimone bugiardo o veritiero non ha a che fare solo con il giudice, ma ha a che fare con il Padre Eterno. E noi ci chiederemo adesso il perché. La seconda cosa che colpisce in questo proverbio è il verbo. Alla linea 25 si dice che Dio si compiace di chiunque dice la verità, sarebbe questo il nostro vocabolario, e invece l'Oriente ti piazza il verbo fare, non il verbo dire. Allora, sono due le cose che noi dobbiamo cercare di capire. Perché la testimonianza vera o falsa ha a che fare con Dio? E perché la verità è una cosa che si fa, non una cosa che si dice? Per poter capire questa mentalità orientale, noi dovremmo studiare un po' di ebraico. Solito ritornello. Dovremmo studiare un po' di ebraico e capire il valore che in ebraico hanno le parole. Il termine dabar, linea 27, che noi normalmente traduciamo con parola, di fatto non è così. Dabar ha quei tre significati che vedete nella scheda. E li ha sempre.
non è che una volta significa parola, una volta significa avvenimento, una volta significhi cosa. Di atto di tre insieme. Perché? Perché nella mentalità ebraica, quando io testimonio un fatto, lo rendo presente, lo faccio conoscere e rendo gli altri capaci di capire quel fatto come se fossero stati presenti al posto mio. Nel momento in cui io racconto, racconto la cosa dal mio punto di vista. E quindi non racconto la cosa, racconto il mio punto di vista nel valutare quella cosa. Quando io parlo, è come se gli altri diventassero testimoni di ciò che è accaduto al posto mio. Quindi io sto operando. Sto facendo, nel momento in cui parlo, io sto facendo qualcosa. Prendo gli altri, li introduco dentro di me e faccio sì che gli altri vedano la cosa come l'ho vista io. Questa è un'operazione che noi ancora oggi facciamo e non ce ne rendiamo conto, perché abbiamo la presunzione di pensare di essere oggettivi quando raccontiamo le cose avvenute. Scordatevelo. Non esiste nessuna relazione oggettiva, mai. È un esempio quello che vi faccio, è proprio probabilmente anche un po' ironico. Due macchine, una rossa e una blu. Una viene da Udine, l'altra da Venezia, si scontrano qui a Pordenone. Capite che se io sono di destra, incomincio dicendo, arrivava la macchina blu da Venezia. Si è scontrata con una macchina rossa che veniva da Udine. Ma se io sono di sinistra, mi viene spontaneo dire, una macchina rossa proveniva da Udine e si è scontrata con una macchina blu. Nel momento in cui io racconto, io devo scomporre l'avvenimento. Se no non posso raccontarlo. E perché devo incominciare con la macchina blu? Perché devo incominciare con la macchina rossa? Sono scelte individuali, date dalla sensibilità della persona. Capite bene dunque che nessun racconto è oggettivo.